Grazie Federica. Io farei cantare invece il nostro bravissimo cantante del Voices of Glory, Harold Bradley. Oh. Allora, questo gruppo, chi sono gli altri componenti del gruppo? I componenti del gruppo diretto da Massa Opache. Ecco, qua abbiamo infatti. Ecco, abbiamo un bel locandino che tipicamente. Lo tengo io. Okay. Così tu ci spieghi tutto. Spiego tutto perché è un gruppo affiatato, diciamo dal 92 che facciamo questi programmi musicali, svolgiamo tutti quanti più o meno in quanto riguarda Roma, alla Chiesa Valdese in Piazza Cavour. Anche stasera. Una chiesa? Ecco, una chiesa. Sì. Perché è la musica sacra in questo caso. Un concerto mistico di gospels e spirituals afroamericani. Ecco. Ogni secondo domenica alla Chiesa Valdese in Piazza Cavour alle 18:30. Per esempio i tifosi che vogliono partecipare in una bella serata in questa bella chiesa in Piazza Cavour vengono e c'è un biglietto da pagare. È come uno spettacolo, ma uno spettacolo di musica sacra African American, cioè spiritual e gospel. E sono tantissime canzoni anche originali, scritti, composti da Massa Opache, nostro direttore. E abbiamo tanti nomi nello spettacolo con noi che fanno parte del gruppo. Charlie Cannon, il grande Charlie Cannon, Joe Jenkins. Ma tu lavori anche in qualche locale? Ah certo, noi tutti quanti siamo piccoli piccoli divi di musica. Blues, jazz, cioè, quindi in questa blues. Chiesa fate uno spettacolo, diciamo, tutti insieme. Tutti insieme. Mentre nei diversi locali vi esibite singolarmente. Giusto. Perché io ho visto Harold Bradley. Sì, esattamente così. Anche Mario rappresenta un gruppo, il gruppo Spirituals di Roma, un quartetto, compreso lui. Tu ci puoi spiegare, Mario? Sì, è uno Mario, dei... al microfono, Mario. Sì, ce l'ha. È uno dei pochissimi gruppi composti solo da italiani che si azzardano rivisitare questo tipo di musica tipicamente allora afroamericana. Allora chiediamo subito ad Harold, ma come sono bravi? Sono bravissimi. Sono all'altezza, sì, scusa. Sì. Sì, perché sono alcuni ex colleghi, Francesco Forti, in particolarmente è un bravissimo persona. Abbiamo lavorato dagli anni 60, figurati. In questo campo di musica Francesco e Mario sono proprio. Quindi anche gli italiani possono fare una buona musica. Come no? Io ce l'ho. Afroamericano. Come no? No, è possibile. Anzi, io faccio parte di un altro gruppo di 30 voci, tutti italiani. Ah, tutti italiani? Tutti italiani da Manziana, St. John Singers. E questo gruppo. Dove sono di Manziana? Tutti di Manziana, un gruppo che abbiamo formato anzi dal 92 che lavoriamo insieme presentando questo genere di musica. Perciò un po' di un momento bello per questo genere di cose, spettacolo, spettacolo con la musica e le cose sacre, pieno d'amore, pieno di promuoviamo la pace e l'amore per la gran parte. È bello. Gli facciamo fare un altro pezzo? Dai, perché non ce lo fai subito? Nobody knows. Nobody knows the trouble I've seen. I said nobody knows but maybe Jesus. Yes, nobody knows the trouble I've seen. Glory, glory, hallelujah. I said nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows but maybe Jesus. And nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh,
yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Nobody knows the troubles that I've seen. Yeah. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the troubles that I've seen. Sentivo anche Fausto che faceva il ritornello. Sì, è un motivo che rimane nel cuore una volta che si è sentito e cantato così, non credo che non possa entrarci, eh. Ci rimane proprio. Grazie. Complimenti. Grazie, grazie. Harold Bradley. E adesso invece passiamo a chi? A Fabio Ferrari. Con l'ultimo spettacolo. Salve, buonasera. Al Teatro delle Arti, Louvre. Volevo fare i complimenti anche prima a Harold. Grazie, che ha detto una cosa bellissima, tra l'altro. Sarebbe stupendo che i nostri tifosi usciti dalla partita andassero a cantare i gospel. E purtroppo è un po' lontano da quello che fanno attualmente. Invece di andare a dare le due coltellate, no? Ecco, sarebbe giusto. Bello che andassero a cantare. È questo che promuoviamo, bravo. Ti ringraziamo. Da Harold. Perché tra poco va via, ma possiamo fargli cantare un'altra canzone? Ma insomma... Ti ha portato la pianola, Harold Bradley. Allora sono abituato anche a cantare da solo, senza anche... Sei abituato? Sì. Ah, ma allora ce la facciamo. Sono allenato qui a Roma, sono... Sei allenato qui a Roma? Sì, quando sì, i primi tempi, no? Dei pezzi così estemporanei. Cioè, sì. Anche perché lo spirito è una riflessione di tutta una bella cultura ricca dall'America del Nord. Io qui ho un brano, Go sì. Tell It on the Mountain, and he is go the whole world in his hand. Facciamo così, questi grossi mani. E tu puoi cantare questi brani anche senza uno, ok. Cioè, il brano dice, è Dio onnipotente, tutto il mondo nelle sue mani, come in questo studio stasera, stapomeriggio, sono tanti... Dice che le partite sono sempre in mano. Sì, no, ma anche dei visi e una collezione di personalità, mondo sportivo, eccetera, eccetera, e diversi razzi rappresentati qui, così. He's got the whole world in his hand, he's got the whole wide world right there in his hand. He's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand, he's got the whole wide world right there in his hand. He's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. He's got a you and me brother in his hand, he's got a you and me sister in his hand, he got everybody here in his hand. He's got the whole world in his hand, 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 he's got the whole world in his hand. He's got a whole world in his hand, he's got a whole world in his hand, he's got a whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand, he's got the whole wide world right there in his hand, he's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. Bravo, Harold Bradley, quindi grazie. Dio ha tutto nelle sue mani, giusto? Giusto, giusto. Ripetiamo il tuo nome, visto che adesso ci lasciate. Mario Donatone. Mario Donatone. Allora, ripetiamo gli appuntamenti. Ecco, gli appuntamenti alla sono chiesa. Alla chiesa Valdese con il Voices of Glory, il gruppo di studio.
E di nuovo in vantaggio il Parma sulla Sampdoria, il gol è di Asprilla, quindi Parma 2, Sampdoria 0. Grazie, allora io ritorno con Harold Bradley, visto che ci sta per lasciare, e gli chiedo gli appuntamenti, Piazza Cavour, la chiesa. Ma la chiesa valdese è ogni seconda domenica, il 12-26 marzo per esempio. Ogni seconda domenica del alle 18.30. Alle 18.30. Ecco, anche dalle discoteche questo mese, dal 24 al 31, da Alien o al Piper. All'Alien o al Piper? Hai capito? Penetriamo anche il mondo proprio. Ah, fate anche questi spettacoli, sì, in discoteca? Di costo, sì. Ma nel pomeriggio? No, di sera. Questi sono di sera. Venerdì sera. Ah, il venerdì sera. Dal 24 e 31 di questo mese, marzo. Ah, quindi una cosa è nuova questo. E questa è una novità. È una novità, infatti. Una novità, speriamo di vedere gli spettatori. Quindi, oltre che alla seconda settimana di ogni mese, alle 18.30, la domenica naturalmente, ascoltiamo questa azione dall'Olimpico.